qui, ragazzi, qui è stato il pezzo, questo qui, che quando io ho rivisto la scena, ragazzi, io ho smattato. Ho smattato! Cioè, questa cosa che hanno cambiato nella serie dal libro mi ha fatto smattare. Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie, Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, mi potreste chiedere? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Tutti ragazzi e bentornati in un'altra puntata di Come ti sfondo Game of Thrones. Oggi vedremo un capitolo di Ned. È un capitolo molto triste perché, se non l'avete visto, nello scorso episodio ci siamo fermati con Arya che, sotto attacco di Joffrey, è stata aiutata ovviamente dal suo metalupo Nymeria, che ha mozzicato il petulante principe e Arya è scappata. Ed è qui che noi ricominciamo la nostra lettura. Vi dico anche che mi ricordavo a memoria che questa scena nella serie era stata fatta abbastanza fedelmente. Può sembrare così a primo impatto, ma in realtà non è così. Ci sono due dettagli soprattutto che sono fondamentali per due personaggi e li andremo a sviscerare, anzi per tre personaggi. Quindi mettetevi comodi che cominciamo subito. Mi chiederete perché continui a usare quello sfondato? Perché quello sfondato, come potete vedere, è tipo tutto scritto, no? E io su questi non uso la matita per niente al mondo. Questi devono rimanere così. Cioè, tipo vetrina. Sì, sono quel tipo di fan. Setting. Arya, quindi, abbiamo detto che è scappata. E George Martin ci fa sapere che Arya è scappata da 4 giorni. Cioè, raga, lei è stata nel bosco da sola, insieme a Nymeria, ovviamente, per 4 giorni. E Ned stava impazzendo. Ma ci fa sapere Vane Poole, che vi ricordo essere lo Steward di Grande Inverno, nonché padre di Jane Poole, migliore amica di Sansa, ci dice che Jory ha trovato Arya. Where is she? Tell Jory to bring her at once. I'm sorry, my lord, Poole told him. The guards on the gate were Lannister's men, and they informed the queen that Jory brought her in. She's been taken directly before the king. Damn that woman, Ned said, striding to the door. Find Sansa and bring her to the audience chamber. Her voice must be needed. Allora, qui che cosa succede? Qui abbiamo già due differenze tra il libro e la serie. Perché in questa scena noi vediamo che è proprio Jory che informa Ned che Arya è stata trovata dagli uomini di Lannister e che è stata portata direttamente dal re. Ora mi direte, vabbè, che te ne frega? Magari posso anche essere d'accordo, perché invece nel libro, se abbiamo sentito adesso, che è stato Jory a trovare Arya, ma che quando poi l'ha riportata ovviamente nel campo dove stavano, gli uomini ai cancelli erano Lannister e quindi l'hanno portato davanti alla regina. Perché è importante questa cosa? Che può sembrare una cavolata, ma in realtà è sempre molto importante per capire il tipo di relazione che gli Stark hanno con le persone che vivono insieme a loro. Jory è, vi ricordo, il nipote di Ser Roderick Castle e Jory è il capo delle guardie di Ned. Ma Jory è molto di più di questo, in realtà è praticamente un vero e proprio, quasi un babysitter per gli Stark. Cioè, lui vuole molto bene ai ragazzi Stark e i ragazzi Stark vogliono molto molto bene anche a Jory. Quindi lo vediamo, per esempio, ci verrà detto che li portava a pesca, li portava a caccia, giocava con loro. Quindi mi dispiace che si è persa, che magari appunto sono io, che magari sono purista, però per quanto riguarda il mio pensiero è un peccato perdere questo legame che comunque legava Jory con i ragazzi Stark. È un legame di amicizia, è un legame che i ragazzi Stark hanno e che comunque gli mancherà, o che comunque in questa fase della storia è molto importante. Scopriremo infatti che è stato proprio Jory ad aiutare Arya a far scappare Nymeria. Quindi Arya non è stata da sola a mandare via Nymeria, come viene fatto vedere in realtà nella serie, che si dividono subito. Ma lei, quando è stata trovata da Jory, ovviamente Nymeria era con lei, ed è stato proprio Jory a dirle: guarda, tanto la uccidono, mandala via. Infatti hanno tirato insieme le rocce per mandare via Nymeria. Quindi comunque, capite, questo tipo di figura, che tu quando lo vedi e ti immedesimi nei ragazzi Stark, quando vedi Jory normalmente nella storia, tu ti senti tranquillo perché Jory avrà
si dice has your back, avrà, cioè ti proteggerà. E Jory, per quanto c'è poco nella serie, perché ovviamente c'è solo nel primo libro, in realtà è un personaggio che emotivamente è molto, supporta molto, e infatti a me piace tantissimo. La seconda cosa importante qui, che ci dobbiamo ricordare bene, è che quando Vainpool ha detto a Ned che Arya è stata portata da i Lannister, Ned sa subito che c'è la regina ovviamente di dietro, infatti dice dannata donna ma qua stronza, e dice trovate Sansa e portatemela, perché la sua parola, quindi la sua versione, deve essere sentita. Ricordiamoci questa cosa, perché appena arriveremo al momento io vi parlerò di quello che è successo nella serie. Ok, qui Ned ci dice appunto la condizione con cui ha vissuto mentre sua figlia non era lì. Quindi ci dice che l'ha cercata Arya per 3 giorni e lui era insieme pure lui nelle ricerche. Ha dormito pochissimo, cioè era proprio ansiotico. Infatti dice dopo il terzo giorno, la notte di questo giorno qui, lui proprio non ha dormito tanto, aveva paura per sua figlia. Ma adesso che sapeva quello che stavano facendo non era preoccupato, era proprio incazzato. Cioè Ned è incazzatissimo. He would have run, but he was still the king's hand, and a hand must keep his dignity. Quindi ci dice che avrebbe corso da sua figlia, ma non poteva, perché comunque era il primo cavaliere del re, e il primo cavaliere del re deve avere dignità. Questa cosa sarà importante per questo capitolo, perché ci introduce un po' all'impressione che fai sugli altri, che è vitale quando sei in posizione di comando, perché in un periodo come quello di Westeros, fare bella figura con le persone intorno a te voleva dire meno rumor, o comunque un rumor positivo. Quindi se avessero visto primo cavaliere del re correre senza dignità, quindi anche per farvi capire quanto è anche limitato il concetto che gli uomini e le donne di Westeros hanno sui comportamenti, perché è chiaro che quest'uomo corre, cioè la figlia è scomparsa per 4 giorni, chissà che cazzo gli poteva essere successo, ma è chiaro che quest'uomo vuole correre da sua figlia. E invece questa cosa non è accettata, perché prima del tuo amore per i figli tu hai il duty verso il tuo paese, il tuo popolo, quindi la tua facciata, quindi la tua reputazione è quasi più importante dei tuoi rapporti umani. Da questa frase io capisco questo, e sarà importantissimo per una cosa che succederà dopo. Qui una cosa che mi ha veramente scioccata, che non mi ricordavo quando sono andata a rileggere il capitolo prima di portarvelo, è che loro non sono in una tenda, o non mi ricordo dove stavano nella serie, forse una locanda, non credo fosse una tenda, mi pare forse tipo era una locanda, perché erano al chiuso. Invece, cosa succede? Che siccome devono fare questa specie di processo, passatemi il termine, gli serve a re un posto adatto. Cioè, tu non fai il re dentro a una locanda come, che ne so, magari, ma la dico così, non lasciamo Grande Inverno in pigiama seduti su un barile sotto la pioggia, cioè magari, insomma. Quindi insomma ci sono queste cose che nella serie ci hanno prestato poca attenzione, che però non ha senso, perché tu comunque, a prescindere dal momento che stai vivendo, dove ti trovi nel mondo, tu hai una carica, e questa carica come viene dimostrata? Da una sedia. È questa la verità. Quindi che cosa hanno dovuto fare? Per trovare una location adatta sono andati nel castello più vicino. Il castello più vicino appartiene a Sir Raymond Derry. Sir Raymond Derry fa parte della famiglia Derry, che nonostante fosse una famiglia comunque delle Terre dei Fiumi, durante la Robert Rebellion erano bannermen dei Targaryen, quindi hanno combattuto nella fazione di Rhaegar. E quindi anche se nonostante ora erano sotto Robert, perché ovviamente Robert ora è re, quindi o tradisci o ci stai, cioè c'è poco da fa, funziona così la legge, ovviamente loro vivono in pace sotto Robert, ma Robert non gli sconfinfera tanto, perché loro comunque sono fedeli ai Targaryen, sono una di quelle famiglie che rimane fedele ai Targaryen. Quindi sto tizio, diciamo che non è molto felice di avere Robert che si siede sulla sua sedia nel suo castello. Ma la cosa che mi ha fatto più infuriare quando ho letto sta cosa non è che dice vabbè, si sono spostati, l'hanno portato il castello di uno, non è quello, è che sto castello sta tipo a mezza giornata da dove stava Ned. Cioè, capito com'è la cosa? Cioè, questi hanno trovato Arya e invece di portarla dal padre e poi dirgli guarda, portala dal re in questo posto qui che poi famo i conti, no, gliel'hanno presa, gliel'hanno portata a mezza giornata da dove stava lui. Cioè, sta cosa è cattiveria proprio. Già vi fa capire
Cersei non ha empatia da questo punto di... cioè non ha empatia, Cersei in realtà non ha empatia affatto. Invece nella serie questa cosa qui non è stata vista, perché Arya viene trovata di notte e di notte Ned arriva lì davanti al re e alla regina. Il problema vero che cominceremo a vedere da qui è che Cersei è stata molto cambiata sin dalle prime puntate della prima serie. Appunto, la vediamo come questa donna molto succube del marito, cioè lei è proprio, la vedi quasi impotente nei confronti del marito. E questa donna nella serie che è molto empatica. Ricordiamo per esempio che è andata da Catelyn a parlare del figlio morto tra le sue braccia dai capelli neri, che ve lo dico già da adesso è un filler perché non c'è mai, nel libro non esiste. Nonostante il suo gemello ha buttato giù Bran, lei va da Catelyn e viene fatta vedere che lei è veramente triste, cioè lei è veramente contrita, capito? Non come il libro che non gliene frega assolutamente niente perché cioè è morte tua, vita mia, ma anche qui, capito, era proprio per far vedere quanto a lei interessa solo della sua famiglia. Invece questa cosa qui, famiglia, solo delle sue cose, solo di lei. E questa cosa qui, secondo me, nel libro viene vista benissimo, facendo portare Arya non dal padre, come è normale che sia, perché dove vuoi che la porta? Cioè, cosa può succedere se tu dici poi portamela qui? Non è che Ned ti dice di no. Ma questo è proprio perché lei doveva imporre la sua autorità su Arya, su Ned. Cosa che invece nella serie questa cosa qui un po' si perde. Ma non è la cosa più grave che hanno cambiato di Cersei in questa fase. The king had appropriated Ser Raymond's audience chamber, and that was where Ned found them. The room was crowded when it burst in. Too crowded, he thought. Left alone, he and Robert might have been able to settle the matter amicably. Ok. Qui ritorna quello che vi dicevo prima, della reputazione, di quanto sia importante lo sguardo degli altri. Perché quando Ned finalmente arriva a sto benedetto castello, entra nella sala quella principale di questo castello, dove Ned stava proprio sulla seduta di Derry. Quindi sul, chiamiamolo il trono, non è un trono perché non sono re, però sul trono del suo posto, a tutto senso. E purtroppo si rende conto che sta stanza è piena di gente. È piena, piena, piena di gente. E sta cosa Ned dice, porca miseria, perché se eravamo solo io e Robert, sicuramente l'avremmo risolta amichevolmente. Che cosa vuol dire? Che come vi dicevo prima della reputazione, se tu hai occhi estranei, ha magari il rapporto che tu hai con la persona con cui vai a parlare, è un cazzo di casino, perché ci sono delle leggi, ci sono delle aspettative. Quindi Ned sa perfettamente che se Arya ha attaccato il principe, mentre a porte chiuse con Robert avrebbero potuto settare la cosa con vabbè, è andata così, tutto a posto. Invece con la regina, con gli uomini di Lannister, con gli uomini di Derry, con gli uomini del nord, vabbè, vanno bene, però gli uomini del re, c'è troppa gente. E purtroppo, per legge, quello che Arya ha fatto a Joffrey, messa poi per come Joffrey la racconta, non è che può proprio passare impunito, cioè comunque qualcosa sicuro deve succedere. Quindi questi occhi delle persone sui nobili, soprattutto su chi ha cariche, sono molto importanti, perché tu perdi credibilità se non ti comporti come il popolo vuole. E un lord, un re, che non ha credibilità dal suo popolo è un re o un lord che non ha la fiducia del suo popolo e quindi mette la tua posizione in svantaggio. Quindi quando lui entra, vede appunto il re seduto, la regina accanto a lui in piedi, che ovviamente stava con Joffrey, che lui già, non lo so, manco Nymeria, ma Nymeria gli ha dato solo un morsichino, cioè sembra che, non lo so, sta per morire, c'ha già tutto il braccio fasciato, come non lo so che cazzo gli avesse fatto sto cane, e Arya era al centro della stanza e tutti quanti praticamente stavano guardando male Arya nella stanza. Ce la stavano giudicando, tranne Jory, infatti Ned ce lo dice. Arya, Ned called loudly. He went to her, his boots ringing on the stone floor. When she saw him, she cried out and began to sob. Ned went to one knee and took her in his arms. She was shaking. I'm sorry, she sobbed. I'm sorry, I know, he said.
She felt so tiny in his arms, nothing but a scrawny little girl. It was hard to see how she had caused so much trouble. Quindi appunto lui arriva, ovviamente va dritto da sua figlia, come è normale che sia. Lei subito dice, oddio, scusa papà, scusa, lei sta anche piangendo, poverina trema, cioè voglio dire, puretta, io pensare che questa è stata 4 giorni fuori, cioè io veramente, io impazzivo. Cioè, se ero un Eddie, io ero impazzita. Quindi va, la abbraccia, gli dice, guarda, lo so, va tutto bene, non ti preoccupare. E mi piace molto appunto che qui si mette proprio in evidenza quanto Aria sia piccola. Infatti dice questa scrawny little girl, cioè che... perché Aria è proprio secchetta, è una bambina molto molto magra, quindi dice, è piccola, cioè, eppure ha fatto sto gran casino. E mi piace molto questa cosa. Era difficile, ammetto, da... riportare su pellicola, perché ovviamente è un pensiero che fa Ned, cioè è molto difficile portarlo in battuta, quindi è chiaro. Però devo dire che qui a me Maisie, come soprattutto nelle prime serie, come ha recitato mentre faceva Aria, mi è piaciuta molto in questa scena qui, mi è piaciuta molto, perché appunto si sente che, cioè, è agitata, no? Avrei preferito un pochino più che avesse pianto un po' di più, ma quello non è lei, perché si vede che stavano indirizzando Aria con un certo tipo di carattere, ma lei è stata molto brava, quindi non mi posso lamentare, sono oggettiva. A questo punto, dopo essersi assicurato che sua figlia stesse bene, Ned si alza incazzato, giustamente, vai Ned, sei in tutti noi, e gli dice, girandosi verso Robert, "What is the meaning of this?" His eyes swept the room, searching for friendly faces. But for his own men, they were few enough. Sir Raymond Derry guarded his look well. Lord Rally wore a half smile that might mean anything. And old Sir Barristan was grave. The rest were Lannister men and hostile. Cioè, allora, da questo pezzo qui noi capiamo quanto la situazione in cui si trova Ned, in cui si trova Arya, non è pacifica. Cosa che invece nella serie questa cosa qui non si vede, perché non è che hanno fatto magari close up di gente al di fuori di chi stava parlando. Sean Benn bravissimo a fare Ned, ma questo clima di ostilità nei confronti di Arya è molto importante per quello che succederà alla fine del capitolo, perché qui, come vi dicevo prima, c'è Ned adesso, sta anche cercando, dice magari c'è qualcuno che sta dalla mia parte, a parte i miei uomini, ma non è così. Perché dice ci sono, tutte le facce che lui stava guardando erano ostili nei suoi confronti, quindi tipo diceva c'era Lord Harry che lo stava a guardare, ma questo è già scazzato che stanno dentro casa sicuro, non è che... Poi comunque anche gli Stark erano contro Rhaegar, quindi se ce l'ha con Robert ce l'ha anche con Ned. Poi dice c'era Lord Rally che stava lì e stava sorridendo, ma era un sorriso che... non era incoraggiante, era un sorriso infatti che dice potrebbe significare tutto e niente. Quindi dice, cioè, magari sta lì a ride e basta della situazione, oppure sta dalla parte mia, però non ci posso fare affidamento. E poi c'era invece Sir Barristan, guardava con questo sguardo grave, no? Il resto erano uomini di Lannister, quindi cioè, siamo nella merda. E questo Ned lo sa, e mette la posizione di sua figlia e delle ripercussioni delle sue azioni in un modo molto più svantaggioso rispetto a se tu avessi il supporto di chi ti sta intorno. Però qui c'è Ned che è molto felice che almeno non ci sono né Jaime né Sandor, perché infatti sia Jaime che Sandor stavano cercando, per esempio Sandor era andato a nord del Tridente, ma anche Jaime era a nord del Tridente, non me la ricordavo questa cosa. Why was I not told that my daughter had been found? Ned demanding, his voice ringing. Why was she not brought to me at once? He spoke to Robert, but it was Cersei Lannister who answered. How dare you speak to your king in that matter? At that, the king stirred. Quiet woman, is not. Allora, mi fermo un attimo qua prima che andiamo avanti, perché qui nella serie hanno fatto il dialogo è quello, ma vi voglio fare un bello zoomino sulla faccia di Cersei. Guardate la faccia di Cersei. Io Lena la amo, raga, cioè niente odio per Lena, e io ve lo dico qua, proprio nessun odio per Lena, perché io sono sicura che non è cosa sua, ma anche c'è sceneggiatura e regia di mezzo. Ma Cersei qui, quando lui la zittisce,
Io qui già non vedo Cersei, perché Cersei ti avrebbe fulminato con lo sguardo. Cioè, a me dici di stare zitta, io, che sono Lannister. Ricordiamo che i Lannister hanno un orgoglio, ragazzi, cioè Proud Lannister. Citando Viserys in House of the Dragon, the man pride has pride. L'orgoglio di quell'uomo ha orgoglio, cioè, raga, l'orgoglio Lannister non lo devi togliere dai Lannister. È vitale, quindi qui che io vedo una Cersei sommessa, dimessa, che è praticamente sottomessa a suo marito, così, cioè in modo evidente, perché qui è proprio sottomessa, cioè lei, guardate che faccina che fa, che è tipo triste, capito? Ma Cersei un cazzo proprio, raga, cioè vi ricordo che tipo nel capitolo quello quando loro arrivano a Grande Inverno, appena Robert diceva a Cersei che voleva andare a rendere omaggio ai morti di Ned, questa per poco non lo seguiva, l'ha dovuta fermare Jamie. L'ha dovuta fermare Jamie perché questa stava a fare una scenata, se no. Quindi io già questa cosa qui, Cersei me l'hai bucata, perché Cersei almeno non deve parlare, perché infatti qui non parla, dopo che lui ha detto stai zitta. Ma guardalo male, imbruttiscilo. Cioè Cersei non si fa mettere i piedi in testa, questo è il punto. E inoltre qui vediamo una cosa importante per la caratterizzazione di Robert. Che infatti era una paura di cui Cersei aveva fatto voce nel capitolo di Bran quando cade. Molto più difficile con la presenza di Ned farsi dare retta da Robert, secondo Cersei, perché Robert ha una grande predilezione per il suo migliore amico e fratello, perché loro si considerano così. Ed è vero, Robert è molto più incline ad ascoltare Ned in momenti di calma, perché se non è calmo è un casino, infatti lo vediamo dopo. Ma in momenti di calma in cui Robert non è arrabbiato, tra sentire Cersei e sentire Ned, lui sceglierà sempre Ned. Quindi Cersei deve fare il doppio della fatica per manipolare Robert. Perché vi dico questo? Perché Cersei è un personaggio altamente manipolatorio. He's straight and he's deceit. I'm sorry, Ned. I never meant to frighten the girl. It seemed best to bring her here and get the business done with quickly. And what business is that? Ned put eyes in his voice. The queen stepped forward. You know full well, Stark, this girl of yours attacked my son. Her and her butcher boy, the animal of hers, tried to tear his arm off. That's not true, Arya said loudly. She just beat him a little. He was hurting Micah. Joff told us what happened, the queen said. You and the butcher boy beat him with the clubs while you set your wolf on him. It's not how it was, Arya said, close to tears. Ned put a hand on her shoulder. Yes, it is, Prince Joffrey insisted. They all attacked me, and she threw lion's tooth in the river. Ned noticed that he did not much glance at Arya as he spoke. Liar, Arya yelled. Shut up, the prince yelled back. Enough, the king roared, rising from his seat. Quindi c'è Robert che dopo aver zittito la moglie dice a Ned, guarda scusa Ned veramente, però pensavo che era meglio farla venire qui, così almeno chiudevamo sto problema subito e poi se ne andavamo tutti a dormire. Perché Ned fa, quale problema? E Cersei dice, come, cioè, adesso non fare il finto tonto, Stark, perché lo sai bene che cosa è successo, tua figlia ha attaccato mio figlio e poi l'ha fatto attaccare dal suo lupo. Ma Arya dice, ma non è vero questo, cioè non è vero, non è successo questo. E si dice, Nymeria l'ha solo un po' morso, però lui ha attaccato Micah, cioè stava facendo del male a Micah. Anche Cersei dice, guarda che sappiamo cos'è successo perché Joff, raga, a me che si chiama Joff, sì, allora io sono un po' una bulla di Joffrey, ma penso che siamo tutti d'accordo qui, però a me mi fa ride, cioè Joff è proprio come Lion's Tooth, cioè io la vivo nello stesso modo, è proprio, cioè, l'anticlimatico del principe, che poi chiama Joff. Joff ci ha detto che è successo. Quindi che tu e il ragazzino, quell'altro, avete attaccato lui con i bastoni e poi sto lupo l'ha attaccato. Ma Arya insiste, dice, ma no, non è vero, al che pure Joff si mette in mezzo e dice, sì che era così, imitazione accuratissima, e sì, mi hanno attaccato e poi hanno preso il dentino di leone e l'hanno buttato nel fiume. Uè. Però, infatti, c'è Ned che qui ci dice, aveva notato però che mentre Joffrey stava di sta roba, non guardava Arya. Quindi è un po' come se Joffrey sta mentendo, cioè siccome sta mentendo, non riesce a guardare Arya.
Quindi mi fa pensare che Joffrey non sia un grande bugiardo se non riesce a guardare Arya. Ma infatti lui qui, diciamo, è sostenuto dalla madre. Cioè, metà del lavoro lo sta a fare la madre, perché, vabbè, ma come sempre con Joffrey. Però, se cioè, Joffrey non è come Ramsay, che è un personaggio invece che mente spudoratamente, proprio, cioè, mente sapendo di mentire, e tu puoi non accorgertene effettivamente come poi succederà, invece Joffrey no, cioè Joffrey è sgamabile. Oddio, che succede? Mi si sta rompendo tutto il libro. Di leggere lui lo dovrò buttare, purtroppo. Cioè, mi viene da piangere. Questo è il caldo giapponese, guardate. Al che Arya si incazza, dice sei un bugiardo, e lui stai zitta! Joffrey, dobbiamo lavorare un po' di più sulle risposte, perché da a bugiardo a stai zitta, beh, la tua versione non regge ancora di più. Al che il re si incazza, dice raga, avete rotto il cazzo, tradotto in basta. Si alza, a quel punto lui si gira verso Arya e gli dice mi devi dire la verità. Ah no, no, questa qui è importante, perché dice now child, you will tell me what happened, tell it all and tell it true. It is a great crime to lie to the king. Lo dice ad Arya. Lo dice ad Arya, non lo dice a Sansa. Ed è importante, perché qui quella sotto accusa appunto è Arya, è lei che non deve mentire. Poi su Sansa ci arriviamo. Questa cosa lui la dice ad Arya. Ed è importante, perché il fatto che tu lo fai dire a Sansa, cioè te la fa odiare ancora di più, perché ti dice pure il re che non devi mentire e tu gli menti. Invece non è così, cioè lui qui hanno preso la frase perché è figa e l'hanno decontestualizzata. Cioè, cosa normale all'interno del Trono di Spade, prendere cose fighe e cambiargli il contesto e quindi cambiare completamente il significato, il fine, il motivo. Ma a questo punto Arya racconta tutto e racconta tutta la sua versione, e c'è Ned anche che dice che lui lo sapeva che Arya stava dicendo la verità, perché Sansa a Ned glielo aveva raccontato così. Quindi Sansa a Ned aveva detto esattamente quello che Arya stava dicendo, quindi che Joffrey ha attaccato Maika e che poi dopo si è appiccicato con Arya, e Nymeria poi è intervenuta per aiutare Arya, anche perché Arya se la stava a vedere brutta, quindi è chiaro che Nymeria è arrivata. E mentre Arya stava raccontando, entra Sansa. Notiamo un'altra differenza con la serie, perché nella serie succede questo: appena devono cominciare a parlare con Arya e il re non sa che cosa fare perché Arya dice una cosa e Joffrey ne dice un'altra, lui chiede a Ned ma tua figlia, e Ned dice sta dormendo, e Cersei fa non è vero, portatela qui. Seven hells, what am I to make of this? Where's your other daughter, Ned? In bed asleep. She's not. Sansa, come here, darling. Cioè, raga, questo mette Sansa come posizione, una posizione molto strana, perché io che cosa devo capire da questa scena? Cioè che tu, Sansa, sei andata dalla regina, quindi tu, perché se la regina sa che tu sei in piedi e tuo padre no, vuol dire che tu sei andata dalla regina. E se lei è così sicura che tu starai dalla parte di Joffrey, tu hai già parlato con Cersei? Qui non ho capito, nella serie Sansa non ha detto la versione al padre, ma ha detto la versione di Joffrey a Cersei. Raga, io l'ho interpretata così, perché per come lei sta e per il contesto in cui l'hanno fatta entrare in questo caso true crime, a me risulta così. Infatti Sansa risulta molto peggio nella serie, anche in questo caso, rispetto al libro. When she got to the part where she threw Joffrey's sword into the middle of the trident, Renly Baratheon began to laugh. The king bristled. Ser Barristan escort my brother from the hall before he chokes. Lord Renly shift his laughter. My brother is too kind. I can find the door myself. He bowed to Joffrey. Perchance, later, you'll tell me how a 9-year-old girl, the size of a wet rat, managed to disarm you with a broom handle and throw your sword in the river. As the doors went shut behind him, Ned heard him say, Lion tooth! E gaffed once more. Cioè, raga, io sono Renly. Cioè, io in questo momento sono Renly. Allora, cioè, Sansa è entrata, si è messa da un lato. Arya arriva al momento quello che ha preso Dentino di Leone e l'ha buttato nel fiume. Dentro a sta sala, Renly scoppia a ride. Scoppia a ride proprio de cuore. Anche
C'è anche Robert che se gira lo imbruttisce, dice che cazzo stai a fa', cioè è una cosa seria. Allora dice a Barristan: Barristan, per cortesia, poi puoi scortare mio fratello fuori prima che si soffochi nelle sue risate. E allora Gerrelli, che ridendo ancora un po', fa, dice: no, no, non ti preoccupare, mio fratello è troppo gentile, vado da solo, trovo l'uscita da solo, non ti preoccupare. Dopodiché va verso Joffrey, si inchina e gli dice: poi magari dopo mi potresti raccontare come una ragazzina del peso di uno straccio bagnato ti ha disarmato col manico di una scopa e ha buttato la tua spada dentro al fiume. E poi esce, mentre esce Ned sente che ride, fa: dentino di leone! No raga, io sono Rally, cioè io qui sono Rally. E vediamo se in ogni capitolo io sono qualcuno, perché io qui Rally. Prince Joffrey was pale as he began his very different version of events. When his son was done talking, the king rose heavily from his seat, looking like a man who wanted to be anywhere but here. What is all this? What in all the seven hells am I supposed to make of this? He says one thing, she says another. They were not the only one present, Ned said. Sansa, come here. Ned had heard her version of the story in the night Arya had vanished. He knew the truth, but tell us what happened. Un'altra cosa diversa, perché qui appunto vediamo che Joffrey, come vi dicevo prima, non è un bugiardo, cioè non è bravo a mentire, cioè sotto stress non riesce a mentire, ma infatti non mi sembra che Joffrey menta mai, effettivamente. Oddio, ho perso il segno. È troppo poco sveglio per mentire, cioè Joffrey non mente mai. E se mente si è sgamato, chiaramente, infatti qui lo dicono più di una volta. E quando Robert si incazza, cosa che hanno fatto dire nella serie, tipo, cazzo raga, cioè, io non so che cazzo devo fare. Già poi Robert non vuole essere re. Ste cose tediose lui non le sopporta, quindi dice: io non so che cazzo devo fare, cioè come faccio a decidere che devo fare se la versione di uno è in un modo e la versione dell'altra è in un altro, cioè c'ha ragione, perché obiettivamente. E qui non è Robert stesso che chiede di Sansa, ma è Ned che dice: non sono soli, no no, mia figlia c'era. E siccome appunto lui aveva già sentito la versione di Sansa, che era uguale a quella di Arya, lui dice: sicuramente cioè arriviamo alla verità. Il problema arriva adesso. His eldest daughter stepped forward hesitantly. She blinked at her sister, then at the young prince. I don't know, she said tearfully, looking as though she wanted to bolt. I don't remember, everything happened so fast, I didn't see. You rotten, Arya shrieked. She flew at her sister like an arrow, knocking Sansa down on the ground, pummeling her. Liar, liar, liar. Arya, stop it, Ned shouted. Jory pulled her off her sister, kicking. Sansa was pale and shaking as Ned lifted her back to her feet. Are you hurt? He asked. But she was staring at Arya, and she did not seem to hear. Ok. Allora, Sansa in questo momento qui si fa avanti e sta una chiavica, raga. Mentre nella serie la vediamo, non so, cioè la vediamo ferma. Non ho un altro aggettivo per descriverla. Mi dispiace perché probabilmente mi vedrete sulla performance di Sophie Turner un po' incattivita, ma non è colpa di lei. Io ripeto, lei è piccola, come ho detto anche nell'altro capitolo, è il primo lavoro. Quindi se tu non la dirigi bene, cosa che infatti anche lei aveva detto, che quando poi era stata sul set di X-Men era stata tutta un'altra cosa, perché oh guarda mi dirigono qui, lei è ferma, cioè io guardando la performance non capisco che cosa sta facendo, e per come ti hanno messo la scena, cioè che lei sembra che è andata a parlare con Cersei perché Cersei sapeva che era lì, cioè sembra scema raga, cioè sembra scema che sta lì e passivissima. Fa come se la regina le avesse detto di dire qualcosa, cioè super passiva, è molto strana in realtà come tipo di scelta da fare. Qui invece la vediamo che lei è in lacrime. Chi è Sansa? Ricordiamolo, Sansa è perfetta lady, Sansa sa come ci si deve comportare. Sansa ha sempre desiderato questo principe azzurro che la prende e la porta via, ed è disposta a tutto pur di
di mantenere questa illusione che lei ha di Joffrey. Ora, lei sa perfettamente che Joffrey, che infatti mi era stato chiesto in un commento, che poi non ho più ritrovato nello scorso video, quindi mi scuso se non ho risposto, ma non lo trovo, però l'avevo letto. Mi era stato chiesto perché Sansa continua a stare dalla parte di Joffrey. Allora, non è che Sansa sta dalla parte di Joffrey. Sansa, non, lo vedremo poi negli altri capitoli, non è dalla parte di Joffrey. Cioè, lei sa che, fatto cioè, che è stata colpa sua, lo sa. Ma il problema qual è? È che loro sono promessi sposi. E essendo betrothed, appunto, essendo fidanzati, lei in questo momento qui si sente confusa su quello che deve fare. Cioè, io posso andare contro il mio fiancé, contro il mio fidanzato, o no? Perdo il suo favore se faccio questa cosa, che è importante, se io mi ci devo sposare, o no? Ovviamente io non sono d'accordo, perché, cioè, è chiaro, cioè lì Joffrey ha fatto una cazzata, è stato uno stronzo, Arya non ha colpe, però diciamo anche che nessuna delle due, né Arya né Sansa, si aspettava come sarebbe andata la faccenda, cioè come che mi viene in inglese che turn avesse preso, che direzione, in che direzione ci stavamo muovendo. Quindi Sansa non ha pensato alle ripercussioni, e questo è un errore da parte di Sansa. Quindi in questo momento qui lei non appoggia Joffrey, ma non appoggia neanche Arya, e cercava di rimanere più neutrale possibile. Questo ha fatto, perché non ha preso le difese di Joffrey, è rimasta neutrale e si sente in colpa, perché infatti quando Arya le si lancia addosso, giustamente dicendo, cioè, you're rotten vuol dire tipo sei marcia, no? Cioè, è proprio un modo, cioè, è un modo veramente non peculiare, ma è un modo che effettivamente, cioè, se uno ti dice sei marcio dentro, cazzo, cioè, comunque ti colpisce, cioè, quindi era proprio, cioè, colpita, affondata, gli diceva sei una bugiarda, sei una bugiarda, sei una bugiarda. E Sansa non è che guarda la regina, non è che guarda Joffrey, lei guarda Arya in lacrime. Cioè, anche quando Ned va lì a dirle che le avevano separate, Jory tiene Arya e Ned tiene Sansa, e lui le parla e dice ma stai bene, lei continua a guardare Arya. Quindi lei lo sa che dovrebbe stare dalla parte di sua sorella, ma ha preferito non prendere parte. Che probabilmente è anche più grave, cioè, nel senso, per come la vedo io, è anche, forse è più grave non prendere parte rispetto a scegliere una parte, cioè almeno hai deciso. Invece lei qui sta nel mezzo, capisco le sue turpe, cioè capisco i suoi dubbi, capisco le sue paure, però ovviamente, cioè, ovviamente lei qui, secondo me, si sarebbe dovuta schierare con Arya, però ha preferito rimanere neutrale, non si schiera con Joffrey e rimane neutrale. E nei prossimi capitoli vedremo che Sansa non difende Joffrey. No, anche su questa cosa qui che succede alla fine di questo capitolo, lei non difende Joffrey. Anzi, lei incolpa Joffrey. Lei, pensate che difende Sandor a un certo punto, quando Arya appunto diceva è colpa del mastino semmai che è morto, Sansa le risponde no, no, è colpa di Joffrey che ha ordinato al mastino di uccidere Aika, non è stato il mastino, cioè non è che il mastino ci è andato di sé, insomma, non è che si è svegliato e ci è andato. Quindi è molto borderline, lei non prende parte, cioè non è che difende Joffrey, ma non vuole vedere i difetti di Joffrey, perché vedere i difetti di Joffrey e vedere i difetti della regina potrebbe portarla a non volersi sposare più con Joffrey, e quindi a farle esplodere questa piccola bolla di sapone che lei si era creata nella sua fantasia. Ed è brutto, cioè, nel senso, io posso capire quando succede a tutti, in realtà, quando hai questo, magari questo grande desiderio, no, di qualcosa, e poi ti accorgi che questa cosa magari che volevi non è esattamente come tu te l'eri immaginata, ma cioè tu vuoi credere ancora in quel desiderio che tu hai, no, in quel cioè, sì, quel desiderio che tu hai, e il pensiero che questo desiderio qui non ti sta piacendo è spaventoso, cioè io la capisco.
Però Sansa, amore, io capisco tutto, però la prossima volta prendi una decisa tra i due e fai che sia tua sorella. Però vabbè. Rarely as wild as the filthy animal of Earth. Oh, filthy, senti, ma guardate tuo figlio. Cersei Lannister, Cersei Lannister, guarda che è brutta, dirla così. Cersei Lannister said, Robert, I want her punished. Seven else, Robert swore. Cersei, look at her, she's a child. What would you have me do? Whip her through the street. Damn it. Children fight. It's over. No lasting harm has done. Sì, appunto, c'è Cersei che gli dice sta ragazza, sta ragazzina, è selvaggia come quella schifezza di bestia che si porta appresso. Dice a Robert, io voglio che la punisci. E Robert fa, ma che cazzo vuoi da me? Che tradotto in gergo di Westeros è sette inferni, seven hells, no? Un'imprecazione classica, dice Cersei, guarda la cacchio, cioè è una bambina, che vuoi che faccia, che gli devo fare, la devo frustare per le strade, cioè dice, cazzo, i bambini litigano, cioè queste cose succedono tutti i giorni, che due si appiccicano, mo che dobbiamo fare, non è successo niente, entrambi stanno bene, nessuno ha perso un arto, va tutto bene, cioè a canna, sorella. E Cersei qui dice una cosa che a me mi fa morino, che dice anche nella serie, però cioè mi fa morire perché dice, cioè Joffrey avrà queste cicatrici per il resto della vita. Beh, ok, ma diciamo che è un principe, diciamo che da principe dovrebbe essere anche un combattente. Capiterà a un certo punto che questo ragazzo si ferirà. Sai, non ha mica perso le gambe. È Cersei, la coerenza Cersei, cioè c'ha uno scratch. Come se fosse caduto dalla bicicletta. Gli rimarrà una morsicata. Vivrà e le sue mani ancora funzionano, pensa. Pensa a te. E il bello è che Robert qui infatti guarda il figlio e gli dice, ce le avrà queste cicatrici, magari gli insegneranno una lezione la prossima volta. Poi si gira e dice, perché sicuramente Robert ha capito che c'è qualcosa che non va, cioè se lo immagina, anche perché due versioni non possono essere così diverse, e poi si gira verso Ned e dice, cioè, addomestica tua figlia, e io farò lo stesso con mio figlio. Ned risponde, con piacere, Your Grace. E qui, ragazzi, qui è stato il pezzo, questo qui, che quando io ho rivisto la scena, ragazzi, io ho smattato! Cioè, io penso che questa cosa che hanno cambiato nella serie dal libro mi ha fatto smattare. Cioè, questa cosa, raga, mi ha fatto smattare. Perché qui succede che quando Robert si alza perché la situazione è finita, ha messo un punto, Cersei gli dice, che famo con la bestia che ha attaccato tuo figlio? Robert si gira e dice, oddio, è vero, me l'ho scordato di sto metalupo. Quindi si gira verso chi ha trovato Arya, quindi Jory. In questo momento qui Jory stava abbracciando Arya, cioè vedete quanto è fondamentale comunque di supporto emotivo Jory nella vita dei ragazzi Stark. Ned dice che vede Arya che infatti si irrigidisce, no, quando sente questa cosa, e Jory risponde, guardate, non abbiamo trovato il lupo, cioè proprio non c'era traccia di sto lupo quando abbiamo trovato Arya. E Robert, qui ci dice Ned, Robert did not look unhappy. No? Subit. Quindi Ned ci mette proprio l'highlight, cioè ci sottolinea che Robert, quando ha sentito che sto metalupo non era stato trovato, non è che ha detto, porca troia, non l'abbiamo trovato, mannaggia la miseria. Non si era pure contento, posto, benissimo, è andata così, ciao. Che si è fatta una certa. Io vado a dormire. No, perché nella serie succede questo. One of the beasts that savaged your son. I forgot the damned wolf. We found no trace of the direwolf, Your Grace. No. So be it. We have another wolf. As you will. Ok, quindi, che cosa succede? Che Cersei chiede di sto lupo. Quando Robert dice, che fine ha fatto? Non l'abbiamo trovato, questo lupo. Lui dice, ok, ciao. Ma poi Cersei, nella serie, dice, ce ne abbiamo un altro. E Robert, subito, dice, ok, uccidete quello. Cioè, raga! No, un milione di volte no! Allora, quando Robert sta per andare a dormire, succede questo, che Cersei
dice a tutti, fa io do 100 draghi d'oro, che mi hanno insegnato grazie Greta, che è la moneta quella più costosa, cioè quella che vale di più. Io do 100 di questi draghi dorati a chi mi porta la pelle di sto lupo. Al che Robert si gira e dice: cazzarola stai a fa', non voglio parte in questa stronzata. Puoi comprare tutte le pellicce del mondo con i soldi dei Lannister. Cioè, non spende i soldi dello Stato per sta cazzata. Ma qui, raga, qui Cersei fa una cosa che è propria di Cersei, cioè la manipolazione. Come vi dicevo all'inizio del film, sì, del film, questo è un film adesso, no. Come vi dicevo all'inizio del video, Cersei è altamente manipolatoria. Cersei usa diverse tattiche di manipolazione. Vi faccio 4 esempi. Cersei, il più facile di tutti, è che Cersei manipola grazie al sesso. Ha iniziato a manipolare le persone tramite il sesso da che era molto molto piccola. Lei va a letto con tutti, va a letto con uomini, va a letto con donne, tutti. Quindi per farvi capire che lei riesce a manipolarti sia magari sessualmente perché ti circuisce, ma magari sessualmente perché lei vuole magari qualcosa di sessuale da parte tua ti minaccia. Quindi lei tende a fare questa roba qui. Quindi il sesso è una merce di scambio validissima per Cersei, cioè la prima opzione che Cersei prende in considerazione. Secondo esempio, Jaime. Jaime è un personaggio che Cersei manipola in continuazione con l'amore, perché Jaime è veramente innamorato di Cersei. Cersei no, anche perché Jaime nel libro, mentre è completamente devoto a Cersei, ma completamente, quindi lui non sogna di andare con nessun'altra donna, Cersei invece no, perché come vi ho detto adesso va con il mondo. E non solo questo, ma Jaime è convinto che Cersei sia devota a lui tanto quanto lui lo è con lei. Quindi con l'amore, cioè dicendogli ti amo cuore, lei lo manipola in continuazione, gli mente e lui non se ne accorge. L'amore di Cersei fa fare a Jaime tante cazzate, come buttare giù dalla finestra Bran, oppure anche essere disposto in questa faccenda qui, tipo del trovare Arya, a uccidere Arya come avrebbe voluto Cersei. Infatti dice: se lei me l'avesse chiesto io l'avrei ammazzata volentieri. Quindi tramite l'amore lei manipola Jaime. Un'altra cosa, un altro esempio che vi porto è Tywin. Tywin a un certo punto viene manipolato da sua figlia alla fine del secondo libro, perché lei sa perfettamente di quanto Tywin odi Tyrion, e lei riesce a manipolare suo padre grazie ai pregiudizi che Tywin ha verso Tyrion, per fare in modo che tutti i poteri che Tyrion aveva acquisito all'interno della corte della Red Keep, della Fortezza Rossa, durante il secondo, gli fossero completamente tolti. E terzo e quarto, Robert. Robert viene sempre manipolato, mettendogli in discussione la sua virilità. Robert tiene molto alla sua virilità, e infatti ricordiamo che Robert era anche un uomo già da ragazzo, insomma, molto dedito allo sport, alla forza, no? E Robert ci tiene molto a sembrare virile, a sembrare appunto quel tipo di uomo virile di cui abbiamo parlato tante volte, che nella società di Westeros è lo stereotipo, chiamiamolo così, dell'uomo perfetto. E qui lei che cosa fa? The queen regarded him coolly. I had not thought you so niggardly. The king I thought to wed would have laid a wolf's skin across my bed before the sun went down. Robert's face darkened with anger. That would be a fine trick. Without a wolf. We have a wolf, Cersei Lannister said. Her voice was very quiet, but her green eyes shone with triumph. Allora, capite che cosa ha fatto? Cioè, lei, che cosa fa? Gli dice: guarda che io non t'avevo pensato così, pappamolla, gli fa. Davanti a tutti, raga, perché vi ricordo che c'è l'intera corte praticamente lì davanti, e come vi dicevo, è tutto il capitolo che ci parlano di reputazione, di quello che gli altri pensano e di che figura tu ci fai. In più, tu sai perfettamente che tuo marito, se gli metti in discussione la virilità, si incazza come un picchio, e quando Robert è incazzato, ce lo dice Ned,
Robert non sente ragioni. Robert vede rosso, va dritto, raga, va drittissimo. E questo lo rende molto più facile da manipolare. Perché in questo caso qui lui non ascolterà Ned, perché sarà troppo occupato a dimostrare a tutti che lui è virile, che lui non ha paura, che lui non è una mammoletta come sua moglie sta dicendo. Perché Cersei gli dice: io quando ti ho sposato, pensavo, cioè, l'uomo che io ho sposato quella volta lì, quando eri virile veramente, avrebbe posato una pelliccia di lupo ai piedi del mio letto in un momento. Al che Robert perde la capoccia, cioè Robert diventa rosso dalla rabbia, perché poi ricordiamo che Robert, cioè allora, i Baratheon sono nostri alla furia, no? Quindi questi si incazzano, ognuno dei Baratheon si incazza in modo diverso. Per quanto riguarda Robert, lui si incazza e vede rosso, cioè lui è tipo un toro da sto punto di vista. E che cosa fa? Dice: sì, sarebbe facile darti una cosa, una pelliccia di lupo, se ci avessi il cazzo di lupo. Lui con sta frase si è messo nei casini, perché lei qui lo guarda con quegli occhietti verdi in trionfo e gli dice: ma noi ce l'abbiamo il lupo. Ned ci fa sapere che a tutti gli ci è voluto un attimo per capire che cosa stava dicendo, che cosa Cersei stava intendendo. E tutti, anche Robert. Quando poi Robert ha capito quello che la moglie stava dicendo, ormai lui irritatissimo, non sentiva più ragioni, è per questo che Robert non è un bravo re, perché prende decisioni basate su sul sentimento del momento, cioè lui non riesce a bloccarsi, lui adesso è stato sfidato, la sua virilità è stata sfidata, e lui questa cosa qui non la può accettare, cioè che ha fatto fare una figura de merda davanti a tutti. In più lui ha pure detto: io se ce l'ho un lupo te la do sta cazzo di fur, perché io sono quell'uomo lì che tu hai sposato, io lo sono. E quindi quando pure lui capisce che cosa sta dicendo, gli risponde: vabbè, come ti pare, Sarilin, uccidi il lupo. Cioè, capito raga, la mastermind di quella stronza che invece nella serie io la vedo piangere? Questa qui si è fatta tutto il piano. Lei lo sapeva perfettamente che tanto Robert ci sarebbe cascato in pieno. E questo rende Cersei uno dei personaggi femminili più interessanti. Lei manipola, raga, lei è proprio una maestra della manipolazione. E io non posso crederci che tu nella serie mi fai passare questa decisione come una decisione passiva di Robert. Cioè Robert lì sembra che vuole andare a dormire, non ce la fa più e dice: senti, non me vade, ti dica stasera, ok, uccidete sto lupo. No raga, perché Robert non l'avrebbe mai fatto in stato calmo, perché lui avrebbe preso sicuro le parti di Ned. E come fai tu a non far prendere a Robert le parti di Ned? Lo fai incazzare, perché a quel punto lì, quando lui è incazzato, Ned ce l'ha detto, ripeto, lui non sente ragione, continua dritto, quindi ora se lui deve dimostrare che lui non è quello che sua moglie sta dicendo, lui va dritto e non importa quanto il suo migliore amico, fratello, lo pregherà, lui ormai ha deciso, lui ormai va dritto. È così, raga, è così. È, cioè, è aberrante sta cosa, perché tutta sta situazione è molto, cioè, no, ambigua, però, capito, cioè, a parte Ned e Arya, nessuno si sta comportando bene. E che tu però mi fai passare Robert per un personaggio passivo in questo modo qui, cioè Robert non è passivo, come non è passiva sua moglie. Cioè io voglio far mettere bene in chiaro che Cersei non è succube di Robert. Cersei se lo magna e se lo mastica a Robert in continuazione, basta che Robert si incazzi, e lo vedremo tante volte in questo libro, lo vedremo tante volte. Ok, al che Ned appunto si mette in mezzo e dice: no Robert, cioè non puoi veramente farla questa cosa. Però dice: the king was in no mood for more argument. Enough, Ned, I will hear no more. A direwolf is a savage beast. Sooner or later he would have turned on your girl the same way the other did on my son. Get her a dog, she'll be happier for it. Appunto Ned si è cercato di mettere in mezzo, ma il re non voleva ascoltare, basta, cioè proprio non c'aveva proprio più intenzione, ha fatto basta Ned, non voglio sentire più niente, tanto quella bestia lì è selvaggia, è pericolosa, e un giorno si sarebbe girata, cioè si sarebbe rivoltata contro tua figlia, lo stesso modo in cui l'altro megalupo si è avventato contro mio figlio. E qui ritorno con i miei Sansan in gamba tesa, perché gli dice: dai,
a tua figlia un cane che sarà più felice. Allora, diciamo che un tema che vedremo ricorrente, o comunque che io che mi salta molto all'occhio, è il fatto che viene sempre fatto intendere nella storyline di Sansa che questo passaggio di protezione di Sansa passa da Lady, che è il primo metalupo che muore, a piano piano Sandor. E infatti questa qui è proprio una frase che c'è, considerando che lui viene chiamato cane e considerando che in ogni capitolo praticamente di Sansa ci sarà Sandor, è autoesplicativa. Quindi secondo me andrà a finire che appunto, cioè, io lo dico sempre, loro secondo me finiranno insieme, ma sicuramente ci sarà anche questa parte di Sandor che protegge Sansa. Lei si sente infatti sempre molto al sicuro con Sandor, cioè andando avanti, nonostante sia una situazione brutta, è una presenza che lei trova stranamente confortante. Questa cosa qui la vedremo bene soprattutto nel secondo. A questo punto è qui che Sansa si rende conto che stanno a mettere in mezzo Lady. Quindi lei comincia appunto a dire no, ma mica stanno a parlare di Lady, no? Cioè Lady non ha fatto niente, non ha morso nessuno, non ha fatto assolutamente nulla. E infatti anche Arya si mette in mezzo e dice cioè Lady non c'entra un cazzo, manco stava là, cioè lasciatela in pace. Sì, qui Sansa appunto dice, cioè continua e dice cioè vi prego no, è stata Nymeria a fare questa cosa, Lady non c'entra assolutamente nulla. Non fate male a Lady, la farò comportare bene, per favore, lo prometto. E infatti ha cominciato anche a piangere. E Ned, cioè, è andato da Sansa, la stava abbracciando, la stava tenendo, e intanto i suoi occhi stavano su Robert, capito? Perché giustamente dice his old friend is closer, closer than any brother. Please, Robert, for the love you bear me, for the love you bear for my sister, please. The king looked at them for a long moment, then turned his eyes on his wife, damn you, Cersei, he said, with loathing. E qui, sì, quindi, cioè, Ned sta tenendo sua figlia e guarda Robert e gli dice, cioè, per favore, Robert, per l'amore che hai, dici di avere per me e per l'amore che hai per mia sorella, non lo fare. E qui Robert si ferma, dice anche per un lungo momento, ma poi si gira verso Cersei e dice cioè, che tu sia maledetta stronza, praticamente, e fa per andarsene. Qui appunto torna il fatto degli spettatori. Se fossero stati da soli, tutta sta roba non sarebbe successa, ma anche se fossero stati da soli con solo Cersei e Joffrey, sta roba non sarebbe mai successa. Anche se magari Robert avesse ceduto per quanto riguarda la manipolazione di Cersei, con questa frase qui lui si sarebbe schierato dalla parte di Robert, dalla parte di Ned. Ma c'era gente, il suo valore è stato messo in discussione, lui non può cambiare idea. Quindi questa è la situazione che si va a parare. E a questo punto Ned fa una cosa che io, cioè raga, lo amo, perché allora gli dice, allora fallo tu però, dice Robert, e dice la sua voce era fredda e affilata come l'acciaio, almeno abbi il coraggio di farlo tu. Che è bellissimo, perché qui si vede l'integrità di casa Stark, cosa che di cui abbiamo parlato nel primo capitolo di Bran, quando Ned spiega a Bran come diventare lord, cioè come essere lord, che cosa è richiesto a un lord del nord, soprattutto di casa Stark. In questo caso qui sappiamo benissimo che gli Stark sono l'unica famiglia, cioè il nord, diciamo, l'unico paese, ma soprattutto gli Stark, sono l'unica famiglia che la giustizia del re viene portata direttamente dal lord di Grande Inverno. Cioè, chi passa la sentenza deve anche eseguirla. Perché tu devi, come dice Ned, devi sapere il peso della morte. Cioè è facile dire ok, uccidi il lupo, anche se anche sul lupo è facile dire uccidi il lupo e tu intanto non lo fai, cioè delegare l'uccisione di questo lupo qui quando sei stato tu a volerlo ti rende meno, cioè emotivamente meno coinvolto, moralmente meno colpevole, perché non la stai uccidendo tu, cioè tu hai dato l'ordine. È un po' come tutta la storia, insomma, dello staccamento che l'umano ha provato da che è stata inventata la ghigliottina, che non serviva più il boia, perché se tu non sei materialmente una persona che uccide chi deve essere ucciso,
la morte la senti ma distante, cioè la vedi come una cosa meccanica. E invece gli Stark non fanno assolutamente questo. Gli Stark si prendono la responsabilità di passare la sentenza e di eseguirla, perché come dice Ned, se tu guardi negli occhi quest'uomo, senti le sue ultime parole, guardandolo non senti che è giusto ucciderlo, allora non deve essere ucciso. La stessa cosa è con questo metalupo, cioè Lady non ha fatto assolutamente niente. Quindi il fatto che tu, che vuoi che venga uccisa, vai a uccidere effettivamente un cucciolo, perché è cucciola, che tu sai perfettamente che non ha fatto nulla, te via male, no? Cioè, molto probabilmente non l'avrebbe fatto. Ma non funziona così. Robert non dà retta a Ned e se ne va. E qui, quando poi c'è Cersei che chiede ancora di Lady, cioè, Joffrey ha anche il coraggio di stare lì in piedi a ridere. Cioè, la merda, capito? Cioè, questo è proprio una merda dentro. Allora, Ser Barristan dice... the beast is chained up outside the gatehouse, your grace. Ser Barristan Selmy answer reluctantly. Serfory in pain. No, Ned said. Jory, take the girls back to the rooms and bring me ice. The worst taste of bile in his throat. But he forced them out. If it must be done, I will do it. E appunto qui c'è Ser Barristan che è riluttante, perché anche Ser Barristan non è d'accordo con sta roba, però Ser Barristan è un fratello giurato, non dei Guardiani della Notte, è una Kingsguard, quindi ha giurato di seguire quello che dice il re, di proteggerlo anche se non è d'accordo, quindi dice alla regina, cioè è legata fuori, sta lì. Allora lei fa, mandate Serena in pain. E Ned dice no, ma proprio no, quindi dice a Jory di portare via le figlie e dice, se deve essere fatta, sta stronzata, la metto io per inciso, sono io che lo farò. Nella serie hanno fatto dire perché è una bestia del nord e quindi deve essere trattata come un abitante del nord. Invece qui è un po' diversa perché cioè non è che deve essere trattata come un abitante del nord, ma è proprio, dice, lei è del nord e si merita meglio che un macellaio. E Ned ha ragione, cioè Lady merita di meglio. Allora Ned va da Lady, si siede vicino a Lady, è stato lì anche per un po' di tempo vicino a Lady, e dice, Lady, he said, testing the name. He had never paid much attention to the names the children had picked. But looking at her now, he knew the sons had chosen well. She was the smaller of the litter, the prettiest, the most gentle and trusting. She looked at him with bright golden eyes and he ruffled her thick fur. Quindi dice, lui dice Lady il nome e dice per la prima volta si è messo a pensare ai nomi che i figli avevano scelto per questi metalupi. Si rende conto di quanto Sansa abbia scelto bene il nome di questo specifico metalupo. Perché sappiamo, Ned ci dice, che Lady è la più piccola della filiata, è anche la più carina, è la più gentile, la più tranquilla ed è anche la più affidabile. Queste caratteristiche sono molto simili a quelle di Sansa. Ed è la prima volta qui che si parla dell'importanza del nome di un metalupo. Non a caso, secondo me, perché alla fine del prossimo capitolo che andremo a leggere la prossima settimana, infatti Bran darà il nome al suo di metalupo. Momento molto powerful, ragazzi, non vedo l'ora di parlarvene. Ma è la prima volta appunto che qui ci dice occhio ai nomi, ragazzi. Cioè, George Martin ci dice occhio ai nomi che ho scelto. Occhio ai nomi, mi raccomando. Perché effettivamente sono molto importanti. Sono molto importanti appunto per quello che dicevo, sia per caratteristiche come Lady, ma anche per proprio storyline, che i metalupi sono molto simili di carattere ai loro masters, ai loro padroni. Un'altra cosa che hanno cambiato nella serie, che mi è dispiaciuto, è che Lady è stata uccisa con un coltello. Invece qui Ned si fa portare ghiaccio, ice, la sua spada di acciaio di Valyria, che gli Stark si passano di generazione in generazione, lord after lord. Lord dopo lord. Nella tradizione Stark ti sto dando una morte onorevole, cioè anche se non è giusto, però comunque è la cosa più vicina a una morte onorevole che si può dare. La cosa commovente qui è che quando poi Ned ha ucciso Lady alla fine, dice a Jory di scegliere 4 uomini per portare indietro i resti di Lady, quindi per riportarli a Grande Inverno. Al che Jory se lo guarda e dice... ma tutta quella strada gli facciamo fare? E Ned dice sì, gli facciamo fare tutta quella strada, perché
The Lannister woman shall never have this skin. Quindi dice perché qua stronza non avrà mai la pelliccia di questo metalupo. Cosa, cioè, bella, e io ripeto che è una cosa che negli Stark mi è dispiaciuto un casino nella serie non vedere. Cioè che comunque loro sono fermi, anche perché io non so che fine ha fatto Lady nella serie, cioè non ho capito i suoi resti dove stanno. È bella questa imposizione comunque Ned ha fatto anche del far portare via Lady, cioè di proteggere il cucciolo di sua figlia anche nella morte, che comunque vi fa vedere sempre che anche se le cose si mettono male, loro non è che accettano le cose in modo passivo, perché infatti è una cosa che mi dà molto fastidio, che viene detto che loro, gli Stark, sono creduloni, cioè che Ned sia un credulone, che Ned si fidi di tutti, che Ned è stupido. No, non è così. Le situazioni intorno a lui purtroppo non si sono messe bene, è stato anche tradito, lo vedremo, ma Ned ha sempre cercato di difendere la sua famiglia, cioè si parte da lì. E anche se le cose si mettono male, lui continua a difendere la sua famiglia. Quindi niente, mi dispiace, perché cioè Ned merita di meglio. Concludiamo il finale con Ned che sta tornando verso la sua tenda, sì, penso di sì. No, nella torre, non stanno dentro la tenda, è la torre. A questo punto vede Sandor che torna con i suoi uomini dalla caccia ad aria. Sandor arriva e dice: ah, primo cavaliere, salve. Le volevo dire che di sua figlia non c'è traccia. Però, dice, abbiamo trovato il suo piccolo, lo chiama Pet. We found her little pet. Che in inglese vuol dire abbiamo trovato il suo piccolo animaletto, il suo piccolo animale da compagnia. Al che subito lui pensa che hanno trovato Nymeria. Subito pensa, porca puttana, entrambe stasera non si riprenderanno più da sta cosa. Poi Sandor prende questo corpo, lo butta per terra, scoprono il mantello insanguinato e vede Ned che è Mike. Uguale comunque, perché cioè Arya pure, giustamente, come andava a finire, chi era dei due andava a finire male. E ci dice che praticamente era stato tagliato Mike dalla spalla fino alla vita, e allora c'è Ned che guarda Sandor e gli dice: you rode him down. Rode him down vuol dire quando tu praticamente sei a cavallo, insegui un cristiano, prendi la spada e praticamente lo uccidi a cavallo, quindi è come se gli passi sopra col cavallo, comunque tu sei a cavallo e gli hai fatto del male, insomma, you rode him down. The hound eyes seemed to glitter through the steel of the hideous dog's head helm. He ran, he looked a net face and laughed, but not very fast. Cioè gli occhi del mastino sembravano quasi scintillare sotto l'elmo quello a forma di cane, e gli dice, anche soddisfatto, sì, ha corso. Poi guarda la faccia di Ned, cioè vede che Ned sta tipo come fa, cioè, e noi lo diciamo così tranquilli. E questo fa ridere Sandor, che gli dice, però non è stato veloce abbastanza. Allora, così si clude. Madonna, raga, io non so più parlare una lingua. Così si conclude il capitolo di Ned. Allora, è un capitolo straziante. È un capitolo straziante sotto ogni punto di vista. È straziante vedere quello che è successo ad Arya. È straziante vedere quello che comunque Sansa ha fatto. È straziante vedere il rapporto di Ned e Robert non è bastato a proteggere le figlie di Ned. È straziante vedere quello che è successo a Lady e a Micah. Un capitolo che a prima botta nella serie sembra essere fatto bene, ma quanto appunto usano frasi, e io sono sempre felice quando usate le frasi, ci sono degli errori molto gravi per quanto riguarda la caratterizzazione soprattutto di Sansa e di Cersei, anche di Robert in realtà, dove abbiamo una Cersei che qui ci mostra per la prima volta quanto può essere manipolatoria, una Sansa che invece è stata fatta vedere molto passiva, più che io non so cosa fare, non sapendo cosa fare io non prendo parte, non ne voglio sapere questa storia, che per carità ha comunque aggravato una situazione che già di per sé era grave, ma non è che lei sembra che stava in combutta con la regina, cioè lei è stata chiamata dal padre, non sapeva cosa fare e non ha preso parte.
E poi appunto Robert, che come dicevo sembra che lui sopra sua moglie ci passi proprio tantissime volte, proprio, cioè che lei è poverina, è succube, quando non è assolutamente così, e vedremo altri esempi andando avanti nel libro. Quindi anche per oggi ho finito il mio sproloquio. Fatemi sapere quello che pensate del capitolo, quanto siete indignati per quello che è successo alla povera Lady e al povero Micah. Per oggi ho finito, mi levo quindi dalle balle, è stato un piacere, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao!